Su due piedi che impressione hai? Ci credi? È una svolta vera o è solo aria fritta? Potrebbe essere una svolta vera o potrebbe essere un regolamento di conti tra giornali. E per questo io ho cercato di fare anche una domanda che cercasse di capire se l'obiettivo fosse ampliare il mercato oppure, come dire, far sì che i vasi comunicanti di giornale di Libero fossero sempre gli stessi e si dividessero sempre gli stessi lettori. Quindi se tu ci credi a questa cosa dell'editore puro che però ha solo il 10%? Io ci credo perché, perché diventerà di più, perché faranno un patto di sindacato per cui progressivamente cresca, perché li hanno blindati per 10 anni e perché la cosa a cui Feltri ha giornalisticamente teso nel tempo a preferire, l'ha dimostrato, sono i soldi, quindi penso che riuscirà nel suo intento. E quindi... Tu dici che sono blindati per 10 anni, sembrerebbe che non ci siano accordi particolari, che tutto questo poi si è esposto al rischio che arrivi una buona offerta e uno dei due va. Mi risulta che siano blindati per 10 anni e che l'abbiano anche detto. Quindi... L'hanno detto oggi? Sì, beh, comunque se non l'hanno detto oggi ve lo dico io. È una notizia. Senti, tu che fai? Rimani a Libero, vai al giornale? Con Feltri tu hai un rapporto di odio-amore, mi pare, no? Sì, una delle due cose un po' meno, ma non lo so sinceramente. Io gioco a carte scoperte, il giornale mi ha chiesto di andare di là, adesso devo verificare cosa succede qua, perché mi sono... devo capire se sta arrivando il Feltri... che insieme a Belpietro fece un giornale dove io lavorai dal 94, 95, 96 di un certo tipo, oppure è arrivato quello del caso Boffo, ecco. E non lo posso sapere. In questo secondo caso preferiresti andare con Sallusti? Capisci che non è che per... sì, ecco, però diciamo che preferirei che forse... Cioè, non posso fare questo tipo di scelte, ma devo vedere chi mi garantisce che io posso fare scrivere quello che voglio. Non posso certo pretendere che i giornali siano influenzati da me, cioè. E questo temi per la tua indipendenza in questo momento? No, perché la mia indipendenza è un fatto mio e nessuno me la toglie. Quindi va bene così, Libero, con l'arrivo di Feltri, sei contento? Non lo so ancora, sinceramente, sono ancora sotto shock. Dai, in bocca al lupo allora. Ciao.